Dopo il successo di Pandemusic, nella recente primavera torna una nuova produzione web firmata dal Bitonto Blues Festival, condotta dal giornalista Pierluigi Maurizio. Si tratta del format DPCM, che sta per Diabolica Passione chiamata Musica, come ci ha spiegato il direttore artistico Beppe Granieri. Il Bitonto Blues Festival è stato per 7 anni un festival che si è tenuto in Piazza Cattedrale. Quest'anno, 2020, che ricorderemo sicuramente tutti per molto tempo, non ci ha dato la possibilità di essere in piazza. Piuttosto che stare fermi, ci siamo inventati, come Bitonto Blues Festival, delle produzioni online. Questa seconda produzione si chiama DPCM, per riprendere quella che ormai è la parola più in uso in questi giorni. La prima puntata venerdì scorso è stata un successo. Il programma di DPCM è ricco perché l'intento è quello di volgere uno sguardo al panorama musicale, non solo blues ma di più ampio respiro, con artisti di musica leggera, indie, pop, rock e jazz. Già nella prima puntata abbiamo avuto Fabio Treves, Eugenio Finardi e Davide Pannozzo da New York. Continueremo con altri nomi altosonanti quali Mario Venuti, Gegé Telesforo, Teresa De Sio. Stiamo aspettando risposte da Piero Cassano, De Mattia Mazzar, Fabio Concato, tanti altri nomi di artisti importanti. Il format non avrà un contenuto esclusivamente musicale. L'obiettivo è quello di essere una finestra della società filtrata attraverso l'esperienza dei produttori di cultura. Un giornalista conduttore intervisterà online musicisti professionisti, organizzatori di eventi, critici musicali dall'Italia e dal mondo, esponenti della cultura, dell'informazione, della discografia e dell'impresa, con i quali si discuterà con lo scopo di lanciare un segnale di ripresa attraverso le eccellenze nazionali, oltre che un immagine alta e qualificata del panorama musicale italiano nel mondo. Un progetto che racchiude e supera i generi infotainment, talk show e i soliti programmi musicali in una originale rilettura via web. L'intento di questa produzione è quello di annullare la negatività di questo momento per essere propositivi e positivi. Si potranno seguire le prossime puntate ogni venerdì alle ore 20:20, trasmesse online sulla pagina Facebook e YouTube del Bitonto Blues Festival. The thrill is gone away.